proprio lo stand Huawei a vedere l'Ascend T-Quad, proposta a top level del produttore asiatico. Si tratta di un device che si contraddistingue per la presenza di un chipset proprietario di Huawei con processore quad-core Cortex A9 1.2 GHz con una GPU dedicata a 16 core molto più performante rispetto a quello del Tegra 3, quindi molto più potente. Huawei dice che questo è il prodotto smartphone più potente al mondo attualmente, ha un bellissimo design, le misure sono di 129 mm di lunghezza, 64.8 di larghezza e 8.9 di spessore, quindi piuttosto sottile. Abbiamo anche una camera posteriore da 8 megapixel capace di registrare video in full HD molto molto veloce. Se lo vediamo subito, andiamo sulla applicazione fotocamera. Vedete com'è? Le foto sono molto rapide nello scatto. Poi abbiamo una batteria all'interno da 1800 mAh, quindi dovrebbe garantire una buona autonomia. Android 4.0 Ice Cream Sandwich in versione liscia, diciamo, non abbiamo nessuna interfaccia proprietaria, quindi personalizzata come in altri device di Huawei. Facciamo vedere la versione del prodotto, o meglio del prodotto di Android 4.0.3 kernel 3.0.8. Prodotto molto molto performante. Vi facciamo vedere anche un benchmark Nenamark 2, lo eseguiamo. Vedete quindi come ha fatto un punteggio altissimo, 58 frame al secondo, considerando che lo schermo è un 1080x620 pixel, veramente ottimo. Schermo IPS Plus, veramente eccezionale. Faccio vedere un video per mostrare la resa di questo display, veramente molto bella e luminosa. Vediamo anche la galleria velocemente per far vedere un po' i colori di questo display IPS Plus. Vediamo se ce la facciamo, ad esempio queste belle ragazze che penso rendano, diciamo, giustizia al display. No, veramente un bellissimo display da Huawei. Quindi questa era Ascend T-Quad, proposta top level del produttore asiatico, e questo è tutto dallo stand Ascend, dallo stand Huawei per adesso. Un saluto da Matteo di Android Geek.